siamo ancora molto, molto delusi e dispiaciuti per come è andato a finire, visto il buon campionato che abbiamo fatto, secondo me. Niente, però bisogna ripartire da questo, da quello che di buono abbiamo fatto, per poi ripartire alla grande. Porterò dei bei ricordi con me, una grandissima annata, molto, molto intensa. Momenti veramente indimenticabili, tipo come il derby vinto a Terni. Sono molto contento di questo, di tutto l'affetto che i tifosi e la gente ha riposto in me in questa annata. Così Jacopo Dezzi ha salutato la città di Perugia e i tifosi biancorossi in occasione della cerimonia di premiazione del trofeo Miglior Grifone Gioielleria Bartoccini, che si è svolta nel punto vendita Bartoccini del centro commerciale Quasarvilla, già Ellera di Corciano. Il 25enne centrocampista di origini abruzzesi si è aggiudicato infatti la 17esima edizione del trofeo promosso dal coordinamento Perugia Club, avendo conquistato 7 tappe nel corso della stagione. Una in più del portiere Alberto Brignoli e due in più di Matteo Brighi, arrivato terzo in classifica. Dezzi entra quindi di diritto nell'albo d'oro del trofeo, in cui già ci sono campioni del calibro di Ravanelli e Miccoli. Purtroppo sì, l'epilogo non è stato dei migliori. Noi ci speravamo e è finita un po' così. Comunque resta sicuramente una stagione molto positiva e speriamo il prossimo anno di fare un pochino meglio, che vorrebbe dire arrivare in fondo. Giudizio complessivo oramai credo che sia noto e positivo. Positivo per l'andamento della stagione, per l'atteggiamento della squadra comunque mai remissivo, e come tifosi ci riteniamo soddisfatti. Ovviamente la premiazione di oggi cade anche in un momento di delusione a poca distanza da martedì, però questo non inficia né condiziona il parere mio e credo anche a nome di tutto il centro di coordinamento dei Perugia Club circa la positività della stagione del Perugia Calcio. È un'annata bellissima, di bel calcio, abbiamo visto delle belle partite, ci siamo entusiasmati, ci siamo qualche volta arrabbiati, questo è il calcio, assolutamente ci può stare, però siamo veramente felici, abbiamo premiato questa sera un ragazzo bravissimo, una persona di sani principi e di valori importanti, e noi di questo siamo contenti. Ha dimostrato di appartenere ad un'altra categoria per carattere, per impegno, per la personalità, tatticamente ineccepibile, un giocatore aggressivo ma anche con una grande visione di gioco, con capacità di natura interdittiva ma anche un buon costruttore, insomma un buon fantasista, un ottimo fantasista in mezzo al campo, e credo che ci mancherà come persona, come uomo e come calciatore. Come premio finale a Jacopo Dezzi sono stati quindi consegnati una coppa e un orologio Glissin personalizzato con il logo del Perugia Calcio, offerto dallo sponsor della manifestazione. Abbiamo consegnato a lui un orologio Glissin, un orologio importante, un orologio di manifattura svizzera, un orologio di qualità con un piccolo grifo che comunque va dalla sua carriera e gli auguriamo le migliori fortune nella sua vita. Avrà sempre, quando vorrà, il polso per ricordarci questa bellissima esperienza a Perugia. In concomitanza con la consegna dei riconoscimenti a Dezzi è stato premiato anche Carlo Minestrini, tifoso estratto a sorte tra tutti coloro che nel corso del campionato hanno partecipato alle votazioni del miglior grifone. I tifosi prima di tutto sono le persone che quotidianamente incontriamo nei nostri negozi, sono le persone che amano il Perugia, che le persone che stanno vicino a noi, che quando stiamo sugli spalti sono vicino a noi. E sicuramente il fatto di un premio mi sembra il minimo, appunto, e quindi ogni anno insieme al miglior giocatore andiamo a premiare un tifoso, perché mi sembra la persona, cioè il modo migliore per ringraziare tutto quanto il popolo biancorosso. Per quanto riguarda il trofeo Miglior Grifone, è una nostra iniziativa che sta crescendo, che suscita sempre più interesse da parte dei tifosi. Noi con motivo di soddisfazione la portiamo avanti, e è piaciuto l'idea che ognuno possa esprimere un proprio parere e contribuire a quello che è, insomma, questa iniziativa nostra, e è stata molto apprezzata sicuramente. Noi come coordinamento siamo soddisfatti.